Ufficializzata la frattura tra il cavaliere Silvio Berlusconi e l'agrigentino Angelino Alfano. Nella giornata di ieri, proprio mentre nelle stesse ore il primo dichiarava testuali parole: "Chi non si riconosce più nei valori del nostro movimento è libero di andarsene, mentre chi ancora ci crede ha il dovere di restare e combattere", il secondo prendeva la decisione di non aderire a Forza Italia, ma di creare il nuovo centrodestra, annunciando la nascita di un gruppo distinto ed autonomo. Questa mia scelta nasce dal fatto che queste settimane mi hanno dato la riprova di quanto abbiano prevalso le forze più estreme all'interno del nostro movimento politico. Queste le parole a caldo dell'ormai ex delfino di Berlusconi, che così continua: "Saremo attaccati, ma non avremo paura. Combatteremo per affermare le nostre idee. Questa sera abbiamo un grande alleato, la nostra buona coscienza, la buona coscienza di chi le ha provate tutte prima di arrivare a questa decisione." Subito dopo l'annuncio di Alfano, è toccato a Schifani comunicare le proprie dimissioni da capogruppo. Dopo aver preso atto della costituzione del nuovo gruppo al Senato, nato da una costola del PDL, ritengo doveroso rassegnare le mie dimissioni da presidente del capogruppo del Popolo della Libertà a Palazzo Madama.